Ciao popolo delle meraviglie. Abbiamo collegato i frighi tutto, abbiamo fatto questa. No? Guardalo qua il Papa, vedi che qua sta dicendo due. Due papi, ce ne sono solo due. Io e quello emerito, non me parlate mai di quello de Sorrentino. Però è forte Francesco, eh? Guardate cosa ha detto, scusate, me lo fate vedere. Ecco. Il Papa, basta egoismi, accogliete i migranti. Accogliete i migranti. Capito? Non è che ci ha girato intorno, capito? L'ha detta dritta, papale papale. D'altra parte, se non le dice lui, papale papale, no? E quando parla il Papa, oh, tutta la Chiesa si adegua, tutta. Guarda qua, il parroco di Gorino, migranti in chiesa, prendeteli a casa vostra, il Papa pensi a sé. Che cazzo è il parroco di Gorino? No. Ragazzi, chi è Don Salvini? È Don Ald Trump? Cioè, quella chiesa lì? Ma quella chiesa lì? È ancora la casa del Signore o è diventata direttamente casa Pound? La storia di Goro la sapete, no? Goro, Gorino, la sapete, cioè la prefettura aveva proposto di ospitare alcuni migranti, 12 donne e 8 bambini, nell'ostello di Gorino e nel paese hanno fatto le barricate. Cioè, davanti a 12 donne e 8 bambini hanno reagito come se dovessero arrivare gli zombie di Walking Dead, no? E il parroco era dei loro. Guarda che bel messaggio di pace c'è affisso sulla porta della chiesa. Fatemelo vedere. Gorino e i migranti, cartello shock in chiesa, tornatevene nel vostro califfato. Ma come nel vostro califfato? Ma se fuggivano proprio da lì? Di quelle donne, molte erano nigeriane. Scappavano da un gruppo jihadista che ce l'ha con i cristiani, Boko Haram. E sono finite in mezzo a un gruppo di leghisti che ce l'ha evidentemente con i neuroni, Goro Haram. Ma Goro e Gorino non sono mica casi isolati, no? Cose così in Italia sono successe ovunque. Un anno fa a Treviso, no? Fatemelo vedere, Treviso vince la protesta dei residenti, 101 migranti lasciano Quinto, è successo a Capalbio, fammi vedere Capalbio. Migranti secco no di Capalbio all'accoglienza, no? Capalbio, un tempio dell'intelligenza di sinistra, sai? Cioè gli è bastato vedere due migranti e in un attimo sono passati da radical chic a radical show, via di quattro dai coglioni. Cioè, e 3 settimane fa un caso simile c'è stato anche a Genova. Che non si dica che poi io sono di parte e che parlo male solo degli altri. Migranti in via 20 settembre, i condomini negano l'allaccio dell'acqua. Per paura di avere una decina di migranti nel palazzo, un condominio ha deciso di togliergli l'acqua. Che poi a Genova, ragazzi, tra l'altro, come si fa a togliere l'acqua a qualcuno? Ogni volta che piove, cazzo, si allaga tutto, no? Comunque, perché in questo paese noi non vogliamo i migranti? Abbiamo paura perché abbiamo paura che aumenti la criminalità. Guardate qua, guardate questa cosa. Non c'è stato alcun incremento di reati rispetto all'aumento della presenza di immigrati. Non l'ha detto uno scafista libico, eh? L'ha detto 2 giorni fa Franco Gabrielli, il capo della polizia italiana. Lo saprà lui? Belin, che è genovese. Ma poi scusate, ma perché? Io ho un capello, mi dà un fastidio. So dove è attaccato. Ma perché ci preoccupiamo tanto della criminalità degli immigrati? Ci preoccupiamo della loro. Ma noi cazzo siamo leader, vedi? Per una volta applichiamo un principio di estrema destra. Prima gli italiani, cavolo, grandi opere, 30 arresti per TAV Milano, Genova e A3, appalti truccati da nord a sud, dall'alta velocità ferroviaria alle autostrade.
Alle volte ci fermiamo alla pagliuzza del profugo e non ci accorgiamo della TAV che abbiamo nell'occhio. Ma porca miseria. Ma anche sull'alta velocità Genova-Milano, che io ci speravo un po', a me serve, no? Ora pare che il direttore dei lavori chiudesse un occhio con le imprese in cambio di favori personali e consulenze agli amici. Attenti, perché non pagavano solo tangenti, fatemelo vedere, scusami. Messaggero Terzo Valico, Genova di Milano, 14 resti, anche escort per aggiudicarsi gli appalti. Cioè, offrivano anche escort. Per loro la TAV era troie ad alta velocità. Cioè, no, ragazzi, guardate che le intercettazioni per i subappalti sono vietate ai minori. Guardate qua, scusami. Io conosco due mie amiche brasiliane. Le faccio andare direttamente in albergo? Ti piacciono le brasiliane? No, mi fanno schifo. Non ci credo, ragazzi. E basta questo cappello, ma dove ce l'ho? Anche nella corruzione c'è un problema con le donne immigrate. Solo che questi non fanno le barricate, no, questi qui fanno gallerie. Perché non inquinavano solo gli appalti, inquinavano anche il cemento. Il cemento, ragazzi, guardate, grandi opere, le intercettazioni, cemento come colla e calcestruzzo, defluisce a cazzo. È scritto così, ragazzi, è il titolo vero. Applauditele se volete, ma come il cemento che fa? Il cemento defluisce a cazzo. Ma poi dove? Nelle gallerie? E poi sotto ci passa il mio treno. Avviso passeggeri, annuncio ritardo sulla linea Milano-Genova a causa cemento a cazzo. È previsto un servizio sostitutivo di squillo brasiliane. A chi piacciono, eh. Ci scusiamo per il disagio. Oh, puttana. Ah! Poi parliamo di criminalità, no? Per risparmiare sul cemento ci mettevano colla, sabbia e ghiaia. Ci mancavano solo le perline colorate, no? E poi facevano del decoupage. E infatti sono stati tutti arrestati. Vabbè, dai, in fondo, tra le grandi opere, la Genova-Milano non è la più strategica. L'importante è che questi arresti non infanghino le opere su cui ci spendiamo davvero l'immagine dell'Italia nel mondo, no? Qualcosa di straordinario, tipo il ponte sullo stretto, no? È vero, grandi opere, la maxi retata, arrestati anche il progettista e il manager del ponte sullo stretto. Ma, cioè, qui siamo da record. No, perché ancora prima di sapere se lo faranno davvero... Cazzo, arrestano il progettista! Perché io ero rimasto all'arresto preventivo, no? Qui siamo arrivati all'arresto prima del preventivo. Ormai in Italia il curriculum di un ingegnere si articola così. Corso triennale in ingegneria civile, 2 anni di specializzazione, master in infrastrutture, esame di Stato, truffa allo Stato, ma hanno arrestato. Cioè, ora, io mi rivolgo ai cittadini, a casa e anche a voi. Ma in un paese in cui cresce l'intolleranza verso l'immigrazione, cresce la corruzione, cresce la disoccupazione, cresce la crisi economica, voi, sinceramente, se foste il Presidente del Consiglio, come primo provvedimento d'urgenza, non ve la fareste una bella copertina su Rolling Stone?